Ma buongiorno, stavo sorseggiando il mio caffettino nella tazzina di Yoda di Star Wars fino a quando non ho visto questo capolavoro dell'horror. Giovedì 12. Vi ricorda qualcosa? Tipo venerdì 13? No! Loro hanno fatto giovedì 12 perché altrimenti chiamarlo venerdì 13 sarebbe stato copyright. Quindi hanno deciso di fare giovedì 12. Potevano fare anche sabato 14 e domenica 15. Si facevano tutto il fine settimana dell'horror e degli assassini. No, loro hanno fatto il giorno prima. Giovedì 12. Ti prego, andiamo a giocare a giovedì 12 perché sto già impazzendo. Non so cosa sto per giocare, ma il gioco si chiama giovedì 12 ed è ispirato a venerdì 13. Che cosa vuol dire? Guarda, c'è anche la stessa grafica. Io non so se applaudire a cotanta genialità oppure mettermi a piangere. C'è il solito italiano che lavora a questi giochi, perché ormai c'è sempre lui di mezzo. Carl Casey con il suono dei pipistrelli, Francesco Corbelli che fa rima col suono dei pipistrelli. Ma perché giovedì 12? Cioè, è geniale. Ma perché? Perché? Ehi ragazzi, ho una sfida per voi. Se riuscirete a farla, avrete un premio speciale questa notte. Posso avere un tostapane? Per favore? Può essere un premio speciale un tostapane? A me piace il pane tostato. È bello quanto quel ciuffo d'erba baggato nella tenda. Va bene, la tenda è di un materiale etereo. Ah, non avranno il coraggio di farlo. Sono entrambi dei cagasotto. Bello ciuffo! Stai molto calma, hai capito? Io non sono spaventato. Ah, sto parlando io. Ok, questo sono io. Me sono io. Me, da, vedi che devi fare? Io non sono spaventato di niente. Tu puoi dirmi la sfida. Cioè, nel senso, dimmi la sfida. Allora, praticamente devi sparare alla tanica di benzina, esplodere e non morire. Accetti? Dai, ragazze, voglio il mio premio stanotte. 10 anni fa un uomo viveva in queste foreste con sua madre in una casa di legno. Ma è letteralmente la trama di venerdì 13. Cioè, gli hanno cambiato solo il nome gli hanno cambiato solo il nome? Il ragazzo era un po' strano, fino a quando un giorno non ha ucciso sua madre con un'accetta, gli ha tagliato la testa e l'ha conservata in una chest di Minecraft. No, Minecraft non c'è nel testo, ma comunque era molto divertente. Raga, è letteralmente la trama di venerdì 13. Cioè, se qualcuno ha visto il film di venerdì 13 con Jason Voorhees, non Wurzel, Jason Voorhees, Jason Voorhees. Vabbè, insomma, il film di venerdì 13 è praticamente quello. Poi, dopo avergli tagliato la testa, ha iniziato a uccidere chiunque si avvicinasse alla sua casa. Loro dicono che la testa della madre che sta nella cesta gli dice di uccidere le persone. Voi adesso dovrete andare in quella casa e prendere la testa della madre. Se volete quel premio, dovrete farlo. Ah, non sono spaventato. Lo farò solo se lo fa pure Mike. Ma è solo una leggenda, ragazze. Volevo solo un tostapane. Andiamo in quella casa e vi farò vedere che non c'è niente lì dentro. Oh mamma mia, la sensibilità. Oh, che ansia. Bello, posso trapassarlo. Trapassato prossimo e trapassato presente. Io ammazzai, tu ammazzai. No, non lo so che cosa sto dicendo. Dobbiamo andare nella casa. Ma ce l'ho almeno una torcia? No, non ho una torcia. Posso prendere fuoco? Non posso prendere fuoco. Può prendere fuoco la tanica di benzina. Non può prendere fuoco. C'è il cesso di Shrek! C'è qualcuno in questa palude? Non c'è nessuno in questa palude! Certo, perché non è una palude! Ah, c'ho i demoni nel cervello! Oh! Addirittura l'inventario con la torcia! Wow! E che è successo? Dobbiamo andare a sinistra? Oh! Quanti cessi ci sono in questo bosco? Quanti boschi di cessi ci sono in questo? Quanti boschi ci sono in questi cessi? Alcuni erano con la luna, altri no. Devo raggiungere la casa dove si trova la testa della madre. Ok, credo che la casa sia questa. Quella casa nel bosco? No, questa casa nel bosco. Tra l'altro, ho la maglietta adatta a questi tipi di giochi, perché è una maglietta horror. C'è scritto la notte in cui lui ritorna.
la notte in cui lui ritornò. Però non è la maglia di venerdì 13, è la maglia di Halloween. Uno è Jason, uno è Michele, Michael Myers. Oh, che posso fare? Ah, devo trovare qualcosa per togliere il legno da qui. Molto bene, useremo la tua testa, Jimmy, vai. Spaccati contro il legno. Vai. Spaccati la testa contro il legno. Allora, dobbiamo trovare qualcosa. Ah, ok, il rumore dei miei passi, mi sono cagato addosso. Dobbiamo trovare qualcosa per togliere il legno. Jimmy. Jimmy, che stai guardando? Oh, si può zoomare? Jimmy! Come sei carino da questa angolazione, sembri un criceto. Allora, come facciamo a spaccare tutto? Devo tornare indietro e trovare tipo una spranga nel bosco? Io non credo che esistano spranghe nel bosco, questo no. Oh! Ah, ok, mi sono cagato addosso. Ci serve un qualcosa per rompere il lucchetto. Ci servono troppe cose. Inizio a non capirci più niente. Probabilmente troveremo qualcosa qui, perché è l'unica strada che non ho visto. E là... Oh! Non ho capito. Ah, stasera a mezzanotte avremo il nostro premio. Sì, va bene, troviamo la casa di questo pazzo. Eh sì. Tutto piante qua, non capisco. C'è qualcosa? Oh, dai, rilassati, rilassiamoci tutti. Non che non ho capito che devo fare. Qua sono tutte piante. Ma non posso entrare qua? No, non posso entrare. Ma è un'altra casa. Non sto capendo. Sono tutte piante. Ma esce un Pokémon. Devo trovare qualcosa per togliere il legno dalla porta. Che cosa potremmo usare per rimuovere il legno dalla porta? Ragazze, c'avete una spranga di ferro? Io non c'ho niente per rimuovere il legno dalla porta. Aspetta, forse possiamo controllare il cesso? Non c'è Shrek ficcato dentro, tipo easter egg? No, non c'è Shrek. Io non so che cosa posso usare per distruggere il legno della porta. Aspettate, forse devo ritornare da quella parte o forse c'è qualcosa in questi cessi? Non si possono aprire, vediamo. No, ok, questi cessi non si possono aprire. In mezzo alle piante non c'è niente. Ci serve tipo, non lo so, non una torcia perché sennò si rompe. Che cosa ci può servire? Oh, attenzione, un albero molto strano. È un albero super pompato. No, di qua ci sono già andato. Che fa rima con super pompato. Ok, questa è la casa. Ma che cosa devo usare per entrare in casa? Qua c'è qualcosa? Qua non c'è niente. Dai, mi serve qualcosa per rimuovere il legno. Posso usare un tostapane. Hai visto? Mi serviva il tostapane alla fine. Allora, abbiamo un piccolissimo problema. Visto che avevo intuito ci fosse qualcosa che non andava, ho scoperto guardando un video che bisognava entrare in questa casa. Però a me non faceva entrare, mi bloccava, e quindi mi sono messo un attimo ad armeggiare e si è buggato. Ecco, adesso siamo dentro. Dopo tre quarti d'ora che ci sto provando, siamo riusciti ad entrare? Perché a me non entrava. Signor editor, può mettere un piccolo replay di prima, quando ho provato ad entrare all'inizio del video e si bloccava nelle piante? Ecco, perché se no non mi credete. Oh, che è sta roba? Old players. Oh, ti stacco i denti! Ti stacco tutti i denti! Ora, se siamo entrati buggando tutto, riusciamo ad uscire? Ecco, questo potrebbe essere un grave problema. Non era qui che dovevo andare, era qui. Io devo uscire però. Ma esco da qui. Ma perché ogni volta? Com'è? Ok, devo capire. Vedi, si blocca! Non c'è modo di uscire da qui, sono uscito. Oh, no, lui passa normalmente, lui passa. Guardalo. Guarda che bel gioco. Muoviti, imbecille, che non sei altro. Allora, questo tecnicamente dovrebbe servire per il lucchetto, suppongo. Io lo faccio esplodere il lucchetto. Dov'è? Dov'è il cancello? Io non ci posso credere. Ho visto un'oscura figura accanto a me. È il mio pannello che se n'è caduto. Un secondo, che non si mantiene sta bestia. Stai fermo! Molto bene! Dicevamo! Ok, dobbiamo far saltare questo.
No. Come? Mi serve qualcosa per romperlo. Ma ce l'hai in mano qualcosa per romperlo? Ma stai scherzando? Bro, bro, ce l'ho letteralmente in mano. Ce l'ho 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 in mano. Che devo fare? Ce l'ho in mano. Ce l'ho letteralmente in mano. Devi distruggere sto coso. Non posso interagire con nient'altro se non ammazzare lui. C'è qualcosa che mi sono perso qua dentro. Ma non si può entrare nella casa. Non si può entrare. Che devo fare? Perché c'è un altro cancello. Ah. Ah. Lui guarda le piante, lui fa finta di niente. È come quando la professoressa doveva interrogarti e incominciavi a guardare dentro lo zaino. Dice: divento invisibile. Io sono invisibile. C'è una macchina abbandonata che... Ah, ma è questa la casa? Non quell'altra. Aiuto. Ah! Si è teletrasportato. Signor editor, un piccolo rallenti. Si è teletrasportato. Si è teletrasportato. Si è teletrasportato. Salve, buongiorno. Siamo gli elettricisti. Non è che per caso ci avete chiamati? Non ci avete chiamati? Siamo noi. Proprio noi. Oh no no no. Ho preso la testa della signora. Dispiace veramente tantissimo. Un vaso? C'è qualcos'altro qui che posso fare? Non c'è nient'altro nella cesta, no? Non c'è nient'altro. No, ci sono anche i lavori fuori e mi sto cagando addosso. Non so quale rumore sia vero e quale rumore sia falso. Ah no! Sono cacato sotto. Ciao. Volevo solo dirti... Che devo fare? Oh! È pazzo! Esci! Dove vado? Non posso fare niente! Lasciami! Sono morto! Scusami. Domanda importantissima. Come esco? Non ho capito. Non ho capito. Va bene. Ok. Lui è qui. Io come esco da qui? Se lui è qui? Devo fare tipo un aggiramento strano? Dai, per favore, dai, frate. Dai, bro. Non è lento, non è lento. Sono un genio! Ciao! Non posso uscire! Ah! Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Mi hanno messo una parete invisibile! Mi hanno messo una parete invisibile! Scusami, 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 fratello, fratello. Fratello. Qua, non si può uscire di qua. Non si può uscire, non si può uscire di qua. Aspetta! Non posso nascondermi qui. Sì, la leggenda è vera. Mamma mia, è tutto rotto sto gioco. Posso sedermi qua e aspettarlo. Che poi guardate che bello. Lui in realtà fuori non c'è. Adesso appare. La magia. Sì. Carlos è il topo che gira e fa la magia. Ciao. Nell'armadio, nell'armadio, veloce, veloce. Secondo me devo ficcarmi nell'armadio. Sì. Sono Naruto. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Che facciamo? Bravo, vattene. Come si esce? Come si esce dall'armadio? Si può uscire dall'armadio? Lo so, ho preso io il teschio di tua madre, bro. No, non è un insulto, non è un insulto. L'ho solo preso io al volo. Se n'è andato, l'ho visto che se n'è andato. Non so dove, ma se n'è andato. No, è ancora qua. Sento i rumori, sento che mi alita nel cervello. Oh, la musica sta passando. Vuol dire che posso uscire. Eccolo. Si era buggato. Sei andato? Posso uscire? Aspettiamo. Oh, grazie. No, è ripartita la musica. Oh, spera la torcia.
Che schifo, per il tuo inventario mi sono trovato... Che schifo, no! No, lascia sto coso! Lascia! Che diamine! Ma lui dov'è? Shh, zitti tutti! Vabbè, quello è morto, non fa niente, non è una cosa che mi interessa al momento. Oh no, Greg è morto! C'è una trappola, ci sono le trappole, ha messo le trappole, guarda la torcia, Scusa, posso fare qualcosa qui con le tombe? No, mi sa di no. Dobbiamo stare attenti alle trappole. Bro, ma come le ha portate tutte queste trappole appresso? Sì, grazie, 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 salve, arrivederci. Ora, come faccio ad entrare nell'altra casa? Cioè, che devo fare? Se io torno da Letizia sono letteralmente esplose. Cioè, le ha ammazzate malissimo. Raga, è scontatissimo che siano morte. Mi dispiace, ragazze. Sì, mamma mia, gli ha spezzato la gamba e gliel'ha ficcata al posto del braccio. Vabbè, mi dispiace un sacco. Mi ha lasciato una Come si prende? Mi ha lasciato una crowbar. Vai, è diventato Gmod. E mo? Ah, mo posso aprire il legno. Bello. Ah, no, no, aspetta, aspetta. Dov'era? Ah, era qua. Devo stare attento anche alle trappole. I mortacci tua. Era da questa parte. Era... Sì, sì, qua c'è il lucchetto che non si è capito come devo togliere. Ok, vai, vai, vai. Rimuovi, 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 rimuovi. Veloce, veloce. Vai, apri. Salve. Ah, è un altare. Ci va il teschio? Ah! È apparsa una pistola. Una radio. Sì, sì. Sì. Ma ce l'ho la pistola. Sì. È pazzo. Muori, muori. Gli ho esploso la testa. Il lucchetto. Il lucchetto, il lucchetto. Via, 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 via. No, che? La scala. Via, via, sulla scala. Lui la sale praticamente non guardando in su, guardando dritto, non si sa. Magari adesso arriva e c'è l'assassino che lo ammazza. Quanto è alta sta scala? Oh! Vai, sì, dendere din din don. Che devo fare? Che è sto posto? Alla radio! Ed è, per favore, qualcuno sta ascoltando. I need help, mi serve aiuto. Salve, cosa ti serve? I miei amici e io siamo stati attaccati da un assassino nei boschi a Sootville. Solo io sono sopravvissuto. Ok, stiamo calmi. Hai qualche forma di difesa? Ho trovato un'arma. Ho sparato al killer due volte. Credo sia morto. Va bene, torna al tuo campo, saremo lì tra 20 minuti. Grazie, Ranger. Sto andando lì. Va bene, capito. Che cos'è? Oh! Aspetta, aspetta. Posso ricaricare? Ok, ho ricaricato. Non ci sono animazioni. No, non voglio buttarmi giù. Non voglio buttarmi giù. Non sono pazzo fino a questo punto. Piano, eh. Dobbiamo ritornare al campo. C'è il ranger. Lo arrestano. E sicuramente finirà bene. Non credo. Ah, devo stare anche attento alle trappole. Il suo corpo è sparito. No! Non mi dire! Sherlock Holmes è arrivato! Aspetta, aspetta. Ok, vedo il campo. Devo solo stare attento alle trappole. Alle trappole. Che diamine! Ciao, fratello! Tu hai disrespettato mia maglia. Come si dice? Mia madre. Vabbè, nel senso, non dovevi prendere la testa di mia madre. Allora, prega per la tua vita. Affronta il killer. Spara alla valvola del gas. Ovviamente spara alla valvola del gas. Ma io sono bellissimo! Sto premendo io i tasti, non so neanche io cosa stia facendo.